Questa mattina questo sopralluogo a Taormina, nelle zone colpite dai recenti nubifragi. Ecco, vedendo il territorio, cosa pensa? Io sempre, il mio pensiero è sempre stato vicino alla presenza antropica in questi territori, però la presenza antropica deve essere giusta, moderata e razionale. Quando la presenza antropica va ad occludere i tombini o a far diventare gli alberi dei torrenti strada, allora la presenza antropica non serve più. Questa è una cosa aberrante. Io non so se il municipio o gli enti territoriali abbiano mai autorizzato queste opere che oggi stiamo vedendo e che occludono tutte le aste torrentizie, se le abbiamo mai autorizzate, ma se così fosse hanno sicuramente fatto una violazione a quella che dovrebbe essere la sicurezza dei cittadini, soprattutto in una zona a valle, turistica, balneare, piena e intensa di persone, proprio di presenze turistiche durante la stagione estiva. Come presidente dell'Ordine dei Geometri, cosa intendete fare? Darete una disponibilità all'amministrazione? Noi già la prima disponibilità l'abbiamo data qualche anno fa con la redazione del piano di protezione civile, con il nostro team di studio, dove di questo team fanno parte il professore Ortolani, l'architetto Mondello e altri grossi personaggi che si interessano da sempre dei dissesti idrogeologici. Come allora, anche oggi noi diamo la nostra disponibilità, anche perché noi abbiamo una squadra di 400 volontari, tecnici geometri, che sono disponibili giorno e notte. Siamo stati presenti anche all'Aquila, siamo stati presenti alle Cinque Terre, avendo anche un encomio da parte del Presidente della Repubblica dell'epoca. Continuiamo ad essere disponibili. Io da Taorminese do la mia disponibilità massima sicuramente.